No, ti prego, bello di papà. Io non gliela faccio a sopportare un'altra puntata, eh? Era meglio un film horror. E dai, papà, la scorsa puntata è piaciuta un sacco ai nostri fan. Abbiamo avuto 20.000 like. Vabbè, se si tratta di far contenti loro, e famoli contenti. Vai, appiccia la TV. Ciao, io sono Zlatan. Vi ricorderete di me per cose abbastanza importanti come creazione dell'umanità e creazione dei cieli e della terra. Oggi voglio spiegarvi che cos'è OneFootball. È applicazione che vi consente di rimanere aggiornati su tutto il mondo del calcio. Purtroppo non ho creato io OneFootball, però ho creato persona che ha creato OneFootball. Mi raccomando, scarica OneFootball, è gratis! Papà, ma che se stiamo a vedere? Cambia, forza, su, che devo vedere il collegio! Cambia! Ma che ca... Oh, te hai detto cambia, io ho cambiato. Ma io intendevo il canale, no tutto il salotto! Oh, mo stai a far puntiglioso, stai a vedere pelo sulla testa di Claudio Bisio, calmati, dai, ci stavo, ho cambiato tutto l'arredamento, no? Forza, signorine, è ora! Le lezioni devono riprendere. Ammazza, questa c'ha una voglia di vive, sembro io dopo il derby. Signor De Chiara! Forza! Madonna, oh, manco in carcere ti svegliano così. Se provano a svegliarmi così, gli do un pizzone così forte che lo faccio arrivare nello spazio senza navicella spaziale. Oh, regà, oh, non fate i seri, non fate casino, per favore. C'ho il presentimento che lui sia il più coglione di tutti. Signori collegiali. Buongiorno, professoressa Dolici. Bentornati. Grazie. Mi conviene salire. Mi conviene salire. No. Perché? Ma come ride questo? Sembra una lucertola che si strozza. Che mai mi converrebbe salire? No, proprio così. Perché lei si sente tanto più alto di me? E non è che ci vuole tanto, professore! Così bassa che se casca da marciapiede deve aprire il paracadute! Abbastanza. Non di spessore morale, professoressa, glielo assicuro io. Sì, e oltretutto sembra Edna degli Incredibili. È troppo bello. Poi è basso. Ma perché questo parla così? Ma che ha fatto? È fiero delle sue battute circa la mia altezza? Sì. Si sente particolarmente furbo o, ancora meglio, particolarmente simpatico? Sì. Ecco, se io avessi provato a fare una cosa del genere a scuola, la professoressa mi avrebbe preso parecchie, mi avrebbe sollevato come una coppa UEFA e mi avrebbe lanciato fuori dalla classe. Bene. Mattias l'ha presa proprio in giro, un grande, ma fa troppo ridere. È un grande, fratello. Ma questi che c'hanno dentro al cervello? C'hanno due neuroni che gli giocano a chiapparella che le gambe legate. Come chiamiamo questi solidi? Non si chiamano solidi di rotazione? Cavi. Signor Caviglia. Magari se le metto la saltazza. Lei oggi. Ah, guarda, se questo la smette di piangere la professoressa, può essere che è una parente dei Messi, semplicemente. Cioè, è mica è colpa sua se basta. Signor Caviglia, le posso garantire che fino a che io sarò qui per questa lezione, lei rimarrà in piedi. Con un'asta piantata su per il bucio. Vada un po' più là e rimanga in piedi. Venga. Vediamo, vediamo. Vi avverto, se mi accorgo che qualcuno La soltezza. suggerisce, quel qualcuno, sempre che riesca ad accorgermene, volerà fuori. Sono stata chiara con tutti? Gli dicevo: Mattias, fai questo, e lui si metteva a prenderla in giro. Gli dicevo: mettiti alla sua altezza, e lui si abbassava. Quindi ho riso un sacco oggi. Madonna, sì, damo il Guinness World Record da risata a questo. È un campione. Chiama Frigatti, sbrigate. Devo consegnargli la targa. È il comico più forte d'Italia. Può essere ignorata. Andiamo pure a prendere una boccatina d'aria, mentre il signor Caviglia resta un attimo qui con me. Arrivederci. Lei sa chi era Mozart? Chi era un era? musicista. Napoleone Bonaparte le dice qualcosa? Sì, uno storico. Uno storico? A sto punto poteva dire che era un Uno carciatore. storico. Cioè, uno della storia. Uno della storia. Questo è più ignorante di un sasso. Questo se fa una sfida di intelligenza con un pesce, il pesce gli dà proprio una pista. E Attila? No. Il flagello di Dio. E Vittorio Emanuele III? Chi potrebbe essere un Vittorio Emanuele Ah, un III? papa. No, non è un papa, Ah. Vittorio Emanuele.
E certo, questo se pensa che tutti i nomi che c'hanno dopo un terzo, secondo, un primo, sono tutti dei papa. Quindi pure Shrek terzo è stato un papa. Emanuele terzo, no, un re d'Italia. Ma perché dice, ah, come se lo sapessi? Secondo lei, sì, tutti questi personaggi che io le ho citato, cosa potrebbero avere in comune? Erano tutti bassi di statura, proprio come me, eppure han fatto la storia. Io mi aspetto le sue scuse, almeno quelle. Scusi, bro, mi dispiace per oggi, bro. Le dispiace davvero? Sì. E io al momento ci credo. Eh sì, c'ha proprio sta grande faccia convincente. Ma un'altra battutina così su di me? Sì. E mi vedrà in tutta la mia altezza, se ne vada. Certo che una cosa c'è da dirla. Hanno fatto una puntata che più diseducativa di questa non c'è sta. Hanno fatto passare un imbecillone come se fosse uno simpatico, un grande e uno da stimà. E questo non potrebbe far altro che portare i ragazzini di oggi a fare la stessa cosa a scuola con i professori. A prenderlo come modello perché fa ride, perché è simpatico, perché è gagliardo. A me invece l'unica cosa che mi suscita è la grandissima voglia di dargli una capocciata in fronte. Belli chicchi, se il video vi è piaciuto lasciate veramente tantissimi like e vi porterò, ve lo prometto, una nuova puntata il prima possibile. Condividete il video e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa cosa. Noi ci vediamo al prossimo video. Belli chicchi! E ovviamente ricordatevi di seguirmi tutti su Instagram. Belli chicchi!